Un piano che non risponde assolutamente ai bisogni della nostra città. La variante proposta è una variante falsa, bugiarda, che pensa di edificare, di espandere la nostra città fino all'inverosimile. Il piano della discordia, così può essere definita la variante al PRG in questi giorni al centro del dibattito cittadino. Se il punta l'indice contro la maggioranza, che avalla un piano che stravolge la realtà attuale, che non tiene conto delle indicazioni date dal Consiglio Comunale nel non lontano 2000. Su questo punto Sinistra Ecologia e Libertà non fa sconti. E infatti per Salvatore Garofalo le direttive fornite in quella sede devono essere eseguite perché lo schema di massima presentato dall'ingegnere Erbicello non corrisponde a quello approvato dal civico consesso. Il territorio di Vittoria non ha bisogno di nuove aree da edificare perché già quelle che ci sono basta e avanzano. Purtroppo la crisi economica fa diminuire la popolazione. Rispetto al fabbisogno che già è ampiamente soddisfatto con il piano attuale, prendono quasi altri 6 milioni di metri quadrati di zone agricole, lo fanno diventare edificabile spostando l'asse lontanissimo dal centro urbano, con gravi problemi poi per il comune di poter dare servizi a queste residenze che si dovessero realizzare a 3-4 km dal centro urbano. È uno scempio del territorio, le cose macroscopiche poi avvengono a Scoglitti, 80 ettari di parco urbano di Scoglitti che era incastonato fra la zona archeologica, la riserva dei Pini d'Aleppo, per intenderci nella zona di Cammarana, da parco urbano di Scoglitti viene trasformata a zona per costruire le villette. Chiedono che venga ritirato e modificato e che segua le linee guida approvate nella passata legislatura dal Consiglio Comunale, così come chiedono all'assessore all'urbanistica di disconoscere il suddetto piano e in caso contrario di farlo proprio, assumendosi la responsabilità di aver dato indicazioni diverse rispetto a quelle impartite a suo tempo dal civico consesso.